La ricerca, la cura, l'innovazione, la comunicazione, parole che da 125 anni MSD mette in pratica nei suoi stabilimenti, dove sono state sviluppate molecole in grado di guarire patologie diffuse e rare e di migliorare la qualità di vita di milioni di persone, affiancando alla ricerca clinica l'assistenza e l'informazione grazie a contenuti digitali per creare un rapporto con i pazienti e i loro familiari su basi sempre rigorose e scientifiche. Tutto questo con l'obiettivo di curare e prendersi cura, di offrire ai clinici strumenti sempre più mirati ed efficaci, come ad esempio le nuove terapie per l'epatite C in grado di eradicare il virus, o i farmaci immunoterapici che riattivano il sistema immunitario aiutandolo a combattere le cellule tumorali. Di tutto questo si è parlato nel corso del Forum Life, Leading Innovation Foldering Ethics, promosso da MSD Italia, dove clinici, ricercatori e istituzioni si sono confrontati per sottolineare ancora una volta come investire sulla ricerca significhi investire sul futuro e come l'innovazione delle terapie possa non solo aumentare la sopravvivenza, ma anche migliorare la qualità di vita di ogni paziente giorno dopo giorno. Noi pensiamo che il segreto del successo di un'azienda come MSD risieda in quello che abbiamo voluto essere lo slogan della giornata, ovvero innanzitutto la parola LIFE, che vuol dire vita, come sappiamo, ma che può essere anche interpretata come un acronimo di Leading Innovation Fostering Ethics. Leading Innovation perché in 125 anni abbiamo sempre puntato su quella che è l'innovazione rispetto a delle soluzioni che andavano cercate mano a mano nel corso del tempo rispetto ai problemi i grandi problemi della sanità pubblica. In questo momento, per esempio, noi stiamo vivendo dei problemi importanti, come per esempio l'invecchiamento della popolazione. Le popolazioni che fanno sempre meno figli, quindi continuano invece ad invecchiare, d'altro canto, i grandi flussi migratori, piuttosto che le malattie non trasmissibili, che rappresentano il carico più importante dal punto di vista del peso della società, che deve pur mantenere quella che deve essere una gestione di una cronicità sempre più importante a fronte dell'invecchiamento della popolazione. Per non parlare poi delle malattie non trasmissibili e quelle trasmissibili, quindi arrivando alle grandi infezioni come per esempio quella dell'HIV, piuttosto che l'epatite C, piuttosto che tutte quelle malattie che possono essere prevenute attraverso la vaccinazione. In questo noi abbiamo sempre cercato di guidare quella che deve essere l'innovazione e come questo Fostering Ethics, quindi la F e la E, quindi cercando di fare leva su un'eticità che ha a che fare non soltanto con l'eticità dei grandi trial, per cui abbiamo sempre cercato di offrire risposte importanti, statisticamente significative alla sanità pubblica, ma anche in tutte le azioni che noi facciamo a 360 gradi, arrivando alle grandi azioni anche di corporate social responsibility, quindi di CSR, perché vogliamo davvero cercare di restituire più vita agli anni e più anni alla vita. Stiamo investendo in maniera importante nella ricerca. Il 18% del nostro fatturato, che equivale a circa 7 miliardi di dollari ogni anno, viene investito in quelli che sono appunto i bisogni più importanti della sanità pubblica, non per fornire solo delle risposte, ma per fornire proprio delle soluzioni. Le aree in cui stiamo operando adesso sono delle aree importantissime. Innanzitutto l'oncologia, il grande tema dell'oncologia con la medicina di precisione, cercando di fornire risposte sempre più concrete nei confronti dell'immuno-oncologia, che può andare a essere una soluzione importante per diverse, tante forme di tumore. Poi abbiamo il diabete e le malattie cardiovascolari, abbiamo l'epatite C, le malattie infettive, i vaccini, perché andare a lavorare nell'ottica delle prevenzioni significa investire in quello che deve essere il nostro passaporto per la salute, per un invecchiamento davvero attivo e in buona salute, e sano. E poi abbiamo tantissime altre di intervento su cui speriamo di arrivare a breve con delle risposte e delle soluzioni importanti, come per esempio l'Alzheimer. Non siamo in tanti a lavorare in altre aree o anche in queste che ho appena citato, perché sono aree a fortissimo rischio di investimento. Il rischio è che si investe, il risultato non si raggiunge e si è buttato all'aria un quantitativo di investimento non indifferente. Ma noi ci vogliamo provare perché vogliamo continuare a portare life.
vita, vita e speranza di vita alle popolazioni. Sono contenta di poter dire che è il quarto anno di seguito che prendiamo il Digital Award e questo ci rende particolarmente orgogliosi perché oltre alla ricerca sui farmaci, sulla prevenzione, sugli screening, noi cerchiamo anche di lavorare su quello che deve essere il nuovo contenuto digitale a supporto di una migliore qualità di vita che restituisce maggiore quantità di vita. Attraverso le soluzioni digitali su cui ci stiamo impegnando non ci sono soltanto le app, i social network all'interno dei quali cerchiamo di veicolare la corretta informazione che è il migliore alleato della malattia, ma cerchiamo davvero anche di rivolgerci altrove, per esempio con soluzioni che sono molto utili e soprattutto nella gestione del problema della cronicità come la tecnoassistenza. In particolare noi sulla tecnoassistenza abbiamo avviato uno startup in Italia che si chiama Vrihealth e che sta dimostrando importanti risultati in diverse regioni italiane come la Lombardia e in queste regioni noi stiamo mettendo al centro quella che è la presa in carico del paziente, di un medico ancora più connesso, di un paziente ancora più informato che vive meglio il suo invecchiamento attivo in buona salute. E poi stiamo anche sperimentando nuove frontiere, come delle partnership importanti con i droni militari per poter fare arrivare i nostri farmaci e i nostri vaccini laddove ci sono situazioni più disagiate, come nell'immediato di un terremoto, oppure per quelle situazioni dove abbiamo appunto gli arrivi dei migranti, dove è importante esserci subito perché altrimenti le vite si perdono. O altri esempi ancora sono per esempio quello del chatbot, quindi questo interlocutore alla Siri importante che si affianca al medico per poter di fronte a delle emergenze importanti di informazioni per la propria salute, per esempio nel momento in cui si riceve una diagnosi come quella di un tumore, avere della possibilità di avere delle informazioni corrette anche in questo caso, sfruttando la tecnologia, con i contenuti di quello che ci dicono le società scientifiche, perché è bene che ci sia sempre un chiaro rispetto di quelli che devono essere i ruoli e le responsabilità nel veicolare l'informazione ai cittadini e ai pazienti, per poter avere le informazioni che ci servono e poter vivere meglio. Credo che la nostra storia sia scandita dalle tappe che hanno portato ai grossi salti innovativi, solo che questi salti innovativi che una volta avvenivano ogni 10 anni dalla scoperta della penicillina in poi, oggi avvengono quasi mensilmente e credo che nel prossimo futuro sarà anche meglio, qualcuno dirà peggio, io dico meglio perché ci sono 7.000 farmaci in sviluppo e oggi quando parliamo di questi farmaci parliamo di biotecnologie, nanotecnologie, parliamo di terapie avanzate, parliamo di gene therapy, non parliamo più di farmaci di sintesi chimica come si parlava una volta. È vero che i tempi per arrivare ad una produttività della ricerca sono anche aumentati perché ci sono controlli più rigorosi, ma il nuovo modo di fare ricerca che ha sconvolto completamente tutta l'industria, oggi è all'80% la si fa al di fuori dall'industria, mentre era il 20% pochi anni fa, ha portato ad una produttività che è straordinaria, soprattutto in ottica di servizi ai malati. E noi abbiamo ancora dei grossi problemi in oncologia, anche se grossi passi sono stati fatti nelle malattie neurodegenerative, nelle malattie immunologiche, c'è ancora molto da fare, sta arrivando molto, ma credo che la ricerca sta andando proprio in queste direzioni. Si parlava pochi anni fa, e quindi quando molti ci addebitano il fatto che mancano gli antibiotici, mi piacerebbe ricordare che molti qualche anno fa dicevano che ce n'erano troppi e quindi ci hanno spinto ad andare in altre direzioni di ricerca. Quindi quando qualcosa sembra che sia debellato, poi bisogna sempre stare vigili perché come si è visto negli antibiotici adesso c'è una necessità. Meno male che anche lì nelle nostre linee di ricerca ci sono degli antibiotici importanti. Io credo che si debba migliorare, la ricerca traslazionale deve diventare una pratica standard, comune, come se non, noi tutte le volte ne parliamo come una cosa che dovrebbe essere l'ideale. Io credo che non debba essere un ideale a cui puntare, dovrebbe essere la normalità. Se questo succederà, ripeto, quelle centinaia di miliardi che ci sono nel mondo per la ricerca, se riuscissimo a portarne qualcuno in più in Italia avremmo fatto solo il bene del nostro paese. Le sfide che ci attendono sono di arrivare a una nuova governance sulla direzione di quella che è già stata intrapresa. Ci manca l'ultimo miglio, non a caso io ho detto che sono contento della conferma del Ministro della Salute perché ha fatto molto in questa direzione e quindi nell'ultimo miglio sarà fondamentale.